Dopo la partecipazione alla 7ª edizione del Grande Fratello VIP, Antonino Spinalbese ha deciso di tornare a fare ciò che più ama. Non sento la necessità di essere famoso. Dopo la partecipazione alla 7ª edizione del Grande Fratello VIP, l'ex fidanzato di Belén Rodríguez e padre della seconda figlia della showgirl argentina, Luna Marie, Antonino Spinalbese, ha deciso di tornare alla sua vita di sempre dedicandosi a ciò che più ama fare. Il parrucchiere. Antonino Spinalbese, dopo la parentesi del Grande Fratello VIP, ritorna a lavorare come hairstylist. Il 29enne spezzino, oltre ad aver fatto il modello e aver ideato di una linea di costumi da bagno da uomo, nel 2023 ha deciso di mettersi in gioco nel reality show del GF VIP, facendosi conoscere e apprezzare, conquistando anche alcuni cuori femminili nella casa e non trovarsi più a essere considerato solo e semplicemente l'ex compagno di Belén. «Non ho fatto il reality per la fama. L'ho fatto per il lato economico», ha dichiarato Spinalbese al settimanale Chi. «Ero a metà strada fra la vanità, che fa parte della natura umana, e il senso di non essere libero. Ho vissuto situazioni nelle quali non avrei voluto trovarmi. Oggi, Antonino è tornato a lavorare come hairstylist nel negozio di Coppola di City Life, complesso residenziale di Milano. Aveva iniziato giovanissimo nello spazio di Corso Garibaldi, prima di conoscere Belén Rodríguez e imboccare altre strade. Dopo mesi di silenzio, e di flirt veri o presunti, è dunque ritornato dove tutto era iniziato. È uno dei quattro stilisti del negozio, il gradino più alto della catena. Quando sono arrivato a Milano ho lavorato molto con Monica Coppola, figlia di Aldo. Mi ha permesso di cogliere il lato artistico di questa professione e mi ha trasmesso un approccio spirituale alla vita, ha raccontato al magazine edito da Mondadori. Spinalbese continuerà a essere socio di un'agenzia di comunicazione e modello, ma è tornato ad un impegno fisso. «Sono una di quelle persone che nella vita hanno bisogno di lavorare», ha aggiunto il 29enne.